giusto qualche indicazione e aiutare durante tutta la sessione. Potete, diciamo, per la visualizzazione, potete orientare il dispositivo mobile, allargare o ridurre diciamo, l'immagine, piuttosto sul PC, sui dispositivi, diciamo, di computer, poter anche utilizzare visualizzazioni che avete nelle iconcine in alto a destra. Per interagire, quindi porre domande e commenti, potete utilizzare la funzione Q&A, question answer, quindi se avete delle domande o dei commenti che volete segnalare ai vari relatori, ne terremo traccia durante la sessione, vedremo se avremo il tempo di rispondere non solo via testo, ma anche diciamo, a voce durante l'evento, soprattutto in chiusura. Quindi con questo finisce, diciamo, il mio compito di darvi il benvenuto. Vi auguro una buonissima sessione e passo la parola a Rossella per l'inizio dell'evento. Grazie a tutti. Sentite? Sì, benissimo. Vai, Rossella, grazie. Bene, allora benvenuto a tutti i relatori e alle 200 persone che si sono iscritte a questo evento e che lo seguiranno da remoto. Questa tappa è, se non ricordo male, la decima del Giro d'Italia della CSR ed è anche però la prima volta che fa tappa a Treviso e quindi ci fa piacere poter accogliere e raccogliere queste testimonianze di imprese di questa importante area del paese. Per l'organizzazione di questa tappa del Giro d'Italia ringrazio Unicef e Romina Noris, ma anche Unioncamere Veneto che ha concesso il patrocinio. E naturalmente Sisco che ci aiuta nell'organizzazione della tappa. Il titolo del Giro d'Italia è I volti della sostenibilità, ma il sottotitolo che è stato scelto in questo caso è Piccole, medie e grandi imprese insieme per la comunità. Mi sembra molto, molto bello questa dichiarazione, no? Dei territori, qualsiasi dimensione, di qualsiasi settore, di qualsiasi settore anche merceologico, per poter insieme andare verso uno sviluppo sempre più sostenibile. Noi crediamo molto nel valore delle persone ed è per questo che abbiamo scelto questo titolo, che sarà poi anche quello dell'edizione nazionale, I volti della sostenibilità. Perché pensiamo che dietro ad ogni stakeholder, che sia un imprenditore, che sia un finanziatore, un dipendente, un cliente, c'è una persona che grazie alle proprie scelte può migliorare, diciamo, lo sviluppo sostenibile, può contribuire a innescare dei meccanismi virtuosi per rendere sempre più modo di agire, di comprare, di acquistare, di consumare, i nostri stili di vita, la nostra capacità di produrre con un minor impatto ambientale e anzi, anziché avere esternalità negative, avere esternalità positive anche nell'ambito sociale. Alcune delle imprese che oggi conteranno proprio anche in questo ambito, quindi attenzione all'ambiente, ma anche molto impegno per la società. Mi fa piacere raccontarvi come si svolge questa tappa che, se tutto va bene, chiude alle 11:30. Se siamo bravi e i nostri relatori rispettano i tempi, dovremmo farcela. Partiamo subito con i saluti di Unicef e di Unioncamere Veneto. E poi abbiamo una riflessione di Daniela Bernacchi, che è segretario generale del Global Compact Italia sull'Agenda 2030. E poi il programma prosegue con le organizzazioni che vedete già in questa slide di presentazione,
E si chiude con l'intervento di un volto giovane, di un volto del futuro, che è quello di Nicolò Sanpaolo. All'inizio cerchiamo di tenere 10-15 minuti per le domande e le risposte, per poi chiudere e darci appuntamento alla tappa successiva. Quindi partirei subito ringraziando di nuovo tutti e passo la parola a Sabrina Carraro, che è presidente di UNICEF. Se ci sei, Sabrina? Mi vedete? Mi vedete? Mi sentite? Sì, sì, certo. Ok, benissimo. Benissimo, allora buongiorno a tutti e ringrazio in primis gli organizzatori di questo salone perché ci ha offerto l'opportunità per questa decima tappa di essere qui a Treviso. Ovviamente avremmo preferito potervi accogliere nel nostro lab, il lab di UNICEF, ma nonostante tutto abbiamo visto che riusciamo a fare lo stesso questa tappa con queste nuove tecnologie che riescono a metterci in contatto comunque. E i temi legati alla responsabilità sociale d'impresa stanno diventando sempre più importanti per le nostre imprese, anche e soprattutto in momenti difficili come quello che stiamo attraversando ora. Bisogna porre sempre maggiore attenzione, come si diceva prima, alle persone, al territorio, alle collaborazioni innanzitutto che si possono creare anche con imprese della nostra filiera, la filiera a cui si appartiene. UNICEF, che è la società di servizi di formazione dell'associazione industriale del territorio sia trevigiano che di Pordenone, attraverso una serie di progetti formativi anche tramite progetti finanziati anche dalla Regione Veneto, ha avuto l'opportunità e la possibilità in questi ultimi 5 anni di mettere insieme, supportare diciamo un centinaio di imprese. Inizialmente appunto per far comprendere quali sono i principi della CSR e una volta creata questa sensibilità anche applicarle all'interno diciamo del loro modo di fare impresa. E innanzitutto valorizzando ciò che già facevano perché implicitamente già qualcuno faceva qualcosa nelle proprie imprese ma non veniva diciamo valorizzato. E soprattutto anche ridefinendo quali potevano essere le nuove organizzazioni che potevano essere innestate diciamo, e far partire in questo frangente. Ecco, il nostro, come diceva prima, il nostro tessuto economico del nostro territorio è principalmente di una gran parte di piccole e medie imprese e la sfida proprio di UNICEF è stata proprio quella di poter lavorare assieme a queste realtà hanno mostrato di credere veramente in questo nuovo approccio. E dallo scorso anno anche queste piccole realtà si sono rafforzate, hanno preso consapevolezza del modo diciamo, di agire consapevole e sostenibile e innanzitutto hanno chiesto anche di confrontarsi anche con le grandi realtà, con le grandi imprese per vedere loro come agivano diciamo, in questo ambito. Si sono confrontati con stakeholders, ne abbiamo l'esempio per esempio di un istituto proprio della mia città, della Rosselli, di Castelnuovo Veneto, la quale con i suoi indirizzi di arti figurative al liceo artistico sta appunto collaborando ad un progetto, in questo momento messo in stand-by ma proseguirà nei prossimi mesi, al decalogo della sostenibilità. Ovviamente poi si sono confrontate anche con altri soggetti che fanno parte del terzo settore. E da allora noi stiamo portando avanti un dialogo veramente costante, che è costruttivo e certamente interessante, proprio in questa logica di che possa essere, portare diciamo, un grande vantaggio per le nostre imprese e per il nostro territorio. Io non mi dilungo molto, oggi abbiamo delle rappresentanze, sentiamo da loro a viva voce le loro esperienze che hanno diciamo, portato avanti proprio in questo ambito, per portare avanti queste iniziative. Quindi ringrazio veramente ancora per questa tappa e buon lavoro a tutti e sono qui anche io in ascolto e buona mattinata.
Grazie. Grazie Sabrina. Nell'intervento Sabrina Carraro ha detto due cose particolarmente importanti. Ha parlato del CSR inconscia, anche se non l'ha definita proprio così, però questo era il significato, far emergere già i comportamenti, i progetti, le sensibilità che le imprese anche piccole hanno e quindi far capire che quel tipo di comportamenti nei confronti dei dipendenti, dei clienti, della comunità, non solo sono esempi di CSR, ma sono esempi virtuosi da poter anche condividere con gli altri. E il secondo aspetto è anche, diciamo, un'attività di educativa, di condivisione, di formazione che in particolare enti come il vostro portano avanti perché aiutano la crescita della cultura della sostenibilità. Quindi grazie molte non solo per l'intervento ma per quello che fate tutti i giorni. Adesso passo la parola a Valentina Montesarchio che è vice segretario generale di Union Camere Veneto. Ci senti Valentina? Sì, Rossella, vi sento, anche voi immagino. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie e vi porto il saluto del presidente Mario Pozza che oltre a essere presidente di Union Camere Veneto è anche il presidente di Camera di Commercio Treviso Belluno, quindi c'era parso naturalmente la persona più giusta per questa tappa che volevamo fare in presenza. Purtroppo il presidente, visti i giorni concitati, ha avuto un altro impegno. A me fa piacere portare il saluto suo e di tutto il sistema camerale che su questi temi lavora fin dall'inizio e del Salone è un partner stabile anche a livello nazionale. Questo perché, l'ho detto in varie occasioni, perché nel sistema camerale, nelle camere di commercio, siedono tutte le componenti, rappresentanze del sistema economico e sociale dei territori, quindi le imprese, le categorie economiche, ma anche i sindacati, ma anche i consumatori, ma anche i professionisti. Quindi è nella natura, come dico sempre, delle camere di commercio essere un luogo di ascolto e di dialogo. Dall'altro lato le camere di commercio lavorano su tutti i fronti dello sviluppo della vita delle imprese dal territorio al mondo, perché noi lavoriamo appunto sui territori, la competitività dei territori, delle imprese, sulle regole e i servizi e sui mercati globali. Quindi ovviamente già vedete come sono presenti tutti i temi di un'agenda per lo sviluppo. Anche qui è inutile che vi dica io quanto oggi è importante parlare di questi temi e per questo immagino che con forte determinazione tutti i partner abbiano voluto portare avanti le tappe del Salone anche in questo momento. Voi leggerete oggi sulla stampa la presentazione che abbiamo fatto ieri dei dati della nostra congiuntura economica che ha avuto un focus sulla manifattura colpita dal Covid in questo primo trimestre. Direi che definirli preoccupanti è forse un eufemismo, ma insomma ve li leggerete. Però questi sono tutti gli elementi perché meglio di me voi possiate valutare quanto è importante essere qui oggi e parlarci in questo momento. Voglio darvi solo un flash su come le camere di commercio stanno muovendosi. Beh, con interventi che da un lato sono interventi a breve termine, quindi interventi che stanno mirando a supportare le imprese in maniera sinergica rispetto agli interventi e nazionali e regionali sul fronte della liquidità e dall'altro lato anche sul fronte della fiducia, quindi tutti quegli filoni che riguardano la sicurezza, le protezioni, il rientro a lavoro in maniera sicura. Ecco, su questo ci sono delle azioni camerali e regionali insieme molto concrete. Quindi diciamo tutto un filone dei interventi di protezione.
ma naturalmente stiamo lavorando anche su interventi a medio e a lungo termine, interventi che sono da un lato interventi che noi avevamo già in campo, perché come vi dicevo tutte le componenti della sostenibilità nelle nostre azioni quotidiane, e per nostre mi riferisco a tutto il sistema camerale, sono riflesse. Basti pensare a tutte le iniziative che abbiamo in materia di ambiente, economia circolare. Le camere di commercio sono, per esempio, fanno parte del network dell'albo gestori rifiuti, che è un network regionale, per cui ci sono veramente molte sfaccettature di questi delle nostre competenze che naturalmente intersecano i temi della sostenibilità, ma anche lavorando su alcuni temi più caldi che riguardano l'internazionalizzazione e il turismo, perché naturalmente le imprese più colpite, facile immaginarlo, sono da un lato quelle del commercio, dei servizi e tutta la filiera che gira intorno al turismo, e dall'altro le imprese che hanno una proiezione internazionale o che si stavano avvicinando ai mercati internazionali. Ecco, quello che voglio, e con questo chiudo, evidenziarvi che in questi interventi, e per questo ripeto mi fa piacere essere qui oggi, noi lavoreremo incentrandoli, diciamo, sull'obiettivo 17 dell'agenda 2030 per lo sviluppo, cioè quello della partnership per lo sviluppo, perché anche negli interventi che rivolgeremo alle imprese per l'internazionalizzazione, in questo momento per noi sarà fondamentale, un aspetto chiave, che le imprese facciano rete e quindi condividano obiettivi di collaborazione per proporsi ai mercati internazionali. Quindi il valore che questa crisi, questa emergenza sanitaria e poi la conseguente crisi economica penso ci lasci è il richiamo forte ai valori della comunità, di una responsabilità personale che è una responsabilità condivisa, e all'interdipendenza di tutti i nostri comportamenti. In questo senso, oggi più che mai e da oggi in avanti più che mai, il nostro lavoro settoriale sarà ancora di più guidato da questo metodo, quindi ascolto, dialogo e condivisione. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Union Camere a livello nazionale è nel gruppo da 8 anni, insieme ad ASVIS, a Bocconi, a Fondazione Sodalitas, a Coinetica, al CSR Manager Network e al Global Compact Italia. E a nome del Global Compact Italia interviene adesso Daniela Bernacchi, che ci porta non solo i saluti del Global Compact, ma anche ci dà una, una panoramica di dove siamo rispetto all'Agenda 2030, richiamata anche. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Spero mi sentiate bene, perché c'era un suono metallico. Sto cercando di caricare la mia presentazione che non si carica, perché le prove quando vengono fatte prima funzionano, e in diretta ovviamente no. Non so se mi sono stati passati i diritti da Camilla. Le ho passato la possibilità di condividere, se va su share. Sì, sto andando ma non clicca, resta grigio chiaro. Ecco adesso. Ok, allora sì, c'era un ritardo. Perfetto. Perfetto, quindi. Ok, ci siamo. Sviluppo sostenibile, a che punto siamo?
Cercherò di stare nei 10 minuti perché so che Rossella ci tiene molto a rispettare l'agenda anche per rispetto degli altri relatori, per cui nel caso mandatemi dei segnali. A che punto siamo con lo sviluppo sostenibile? La sfida è notevole, siamo nella last decade, come dicono gli americani, gli ultimi 10 anni, e abbiamo ancora molto, molto da fare. E in particolar modo importante è il ruolo delle imprese e non solo dei governi. Città civile rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli obiettivi, come sappiamo tutti, sono quelli che sono stati sanciti nel 2015, sono 17 obiettivi con numerosi indicatori e goal di misurazione, toccano le tre dimensioni della sostenibilità e quindi la dimensione sociale, la dimensione economica e la dimensione ambientale. Se volessimo idealmente dividerli nelle tre categorie, seguendo le tre linee, eccoci le tre dimensioni. A che punto siamo? Ecco, non siamo a un punto buonissimo, siamo piuttosto indietro rispetto all'agenda globale. Abbiamo il grosso tema della deforestazione, il 40% delle foreste che sono comunque state compromesse, altissimo il tema della disuguaglianza di genere, innanzitutto, dove sembra che invece di 10 anni ce ne vogliano 202, secondo le ultime stime delle Nazioni Unite, per avere uguaglianza di genere, il tema enorme delle migrazioni, dei rifugiati che non sono solo rifugiati da conflitto, ma anche da situazioni climatiche, nuovamente, dove il grosso delle migrazioni è intraregionale, quindi Africa su Africa, quindi povertà su povertà. Siamo purtroppo vicini alla sesta estinzione di massa, quindi il 70% delle specie a rischio di sostenibilità, e speriamo non gli uomini. Abbiamo il tema della plastica, i nostri oceani hanno isole galleggianti di plastica, 8 milioni di tonnellate nell'acqua, e il tema della povertà che ritorna in maniera importante. È impressionante l'ultimo tema, l'ultimo report di Oxfam che ci dice che 26 miliardari hanno lo stesso reddito di 3 miliardi e 6 di persone, quindi quasi la metà della popolazione mondiale. Quindi di fronte a queste sfide, come siamo messi in Italia? Noi in un ranking su 156 paesi siamo 29esimi. Le aree di maggiore criticità sono quelle in rosso che vedete alla vostra destra, quindi senz'altro il tema ambientale e climatico e life below water, ma anche il tema del responsible consumption e quindi nonostante grandi progressi nel nostro paese, tutta l'opportunità da cogliere dell'economia circolare e infine il tema aziendale con l'SDGs 9, Innovation Infrastructure. Ma perché ha senso per le imprese, tutte le imprese, non solo le grandi imprese, ma anche le imprese di piccole e medie dimensioni, investire in sviluppo sostenibile? Perché la logica non deve essere quella del costo, ma dell'investimento, perché c'è un premio di produttività. Quindi le aziende che investono in sostenibilità incrementano la loro produttività a seconda del dimensionamento fino al 15%. Quindi in termini di efficienza e in termini di impatto positivo, dove l'attenzione delle aziende non è solo nel risultato positivo che possono portare sia in termini ambientali, ma in termini anche sociali rispetto ai loro stakeholder e al territorio, ma anche nella riduzione degli impatti negativi. Chi siamo noi? Molti ci conoscono, ma non tutti, e quindi mi fa molto piacere dire due parole su cosa fa il Global Compact. Il Global Compact è un'iniziativa delle Nazioni Unite, nata sotto la stretta egida del segretario generale Kofi Annan 20 anni fa. Quest'anno festeggiamo il nostro ventennale. È un patto globale su valori condivisi in quattro aree tematiche rispetto all'obiettivo di raggiungere sostenibilità e un mondo migliore, con l'ingaggio delle imprese che sono il nostro stakeholder principale. Le aree tematiche sono quattro: diritti umani, lavoro, ambiente, corruzione, quindi si va dal rispetto chiaramente dei diritti umani, allo sradicamento del lavoro minorile, alla tutela della diversity, al sostegno nei confronti dell'ambiente, alla prevenzione di impatti negativi sull'ambiente, e non ultimo il contrasto alla corruzione, che sappiamo bene ha un impatto negativo e sul PIL e
sulle disuguaglianze nuovamente, perché c'è una stretta correlazione fra corruzione, sistemi corruttivi e mancato rispetto dei diritti umani. Quindi noi come Global Compact abbiamo alla nostra sinistra le tre dimensioni della sostenibilità, quindi dimensione economica, sociale e ambientale. Abbiamo visto come gli SDGs siano correlati a queste dimensioni e alla nostra destra come nuovamente le quattro aree dei 10 principi in una matrice a doppia entrata trovano un corrispettivo. Quindi dall'ispirazione dei principi 20 anni fa sono stati declinati poi gli SDGs, che hanno una corrispondenza nelle dimensioni di sostenibilità. Trasversale il tema delle partnership, l'SDGs 17, quindi le alleanze. E noi come Global Compact crediamo che le alleanze multi-stakeholder, quindi in primis con le imprese, ma anche con i governi, le istituzioni e la società civile, siano un valore per accrescere l'impatto. La nostra value proposition, quindi noi diamo l'opportunità alle imprese che si iscrivono al Global Compact di comunicare sul nostro sito il proprio impegno e rendicontare gli obiettivi. Noi chiediamo alle aziende di sottoscrivere i principi e impegnarsi, contribuire concretamente agli SDGs. Mettiamo a disposizione tutta una serie di supporti alle aziende, anche alle piccole e medie imprese, nel loro percorso di sostenibilità. E le aziende ci dicono che per l'80% hanno trovato un valido supporto nel Global Compact, quindi dai Science Based Target alle piattaforme Action Manager per misurare il proprio percorso verso la sostenibilità. E infine, per le aziende più grandi, in questo caso, la possibilità di partecipare all'agenda globale, quindi partecipare a piattaforme dedicate che vanno dalla finanza sostenibile alle catene di fornitura all'ambiente, per poi fare attività anche di advocacy, presso i governi. Quindi l'opinione delle aziende aderenti, come vedete, trovano in noi un valido alleato per aumentare la sostenibilità, supporto nel reporting di sostenibilità per il 66%, implementazione di politiche e pratiche di sostenibilità, fino addirittura a un contributo nel modificare la propria vision aziendale. Sviluppo sostenibile e recovery, quindi ci occupiamo, abbiamo detto, di sostenibilità, di SDGs e di principi. L'impatto del Covid-19 sugli SDGs è stato notevole, tutti gli SDGs sono stati toccati, direttamente quelli di primo impatto, ovviamente la salute, ma indirettamente anche gli altri, ad esempio il clima. Le aziende, ma anche i governi, hanno distolto l'attenzione nella fase di prima emergenza rispetto al clima. Pensiamo all'educazione, come ci sia una crescita di disuguaglianze a fronte di diversi livelli di digitalizzazione. Il tema del gender, come le fasce più deboli di default, perché hanno contratti più precari, abbiano poi a loro volta impattato sulle disuguaglianze nella perdita del lavoro e via vicenda. Quindi una pandemia che ha toccato tutti gli SDGs in maniera importante. In particolar modo, sappiamo quanto sia alto, la correlazione fra salute umana e salute del pianeta. WWF, che è il nostro partner, ha fatto un grandissimo studio sull'impatto proprio, della deforestazione, della emigrazione delle specie, del salto di specie sulla salute umana e quindi come l'ambiente sia una priorità. Ma sappiamo anche che le tre gambe della sostenibilità sociale, economica e ambientale sono connesse, non si può parlare solo di ambiente, perché l'impatto anche sulle altre due dimensioni di una pandemia è molto elevato, perché appunto possono aumentare le disuguaglianze, perché appunto ci possono essere impatti sull'economia globale. E quindi, quali sono le tre grandi sfide nella fase di recovery? Abbiamo visto che nella prima fase tutti gli SDGs sono stati impattati. Nella seconda fase, se volessimo darci delle priorità, sicuramente il clima. Pensate alla plastica delle mascherine, di tutti i DPI, come verrà smaltita? Speriamo non negli oceani. Però sicuramente il grosso incendio che c'è stato in Australia a dicembre ha avuto un impatto di cui a gennaio e febbraio ci siamo tutti dimenticati, no? Però il clima e la carbon neutrality sono una sfida, le disuguaglianze sono una sfida, perché abbiamo detto sono cresciute. UN stima che nel mondo ci saranno
circa 195 milioni di disoccupati a seguito del Covid, di cui 40 milioni in Europa. Sappiamo che le donne sono più fragili per precarietà di contratti e quindi saranno sicuramente penalizzate, e che l'opportunità anche per i giovani, per tutto quanto riguarda tirocini e stage, sono messe fortemente a rischio. Per cui decent work, disuguaglianza e gender sono una scommessa sulle quali le aziende con la loro responsabilità d'impresa possono lavorare, dalla tutela dei contratti alla tutela dei pagamenti nelle catene di fornitura. Quindi diversi sono gli impegni e gli impatti positivi che le aziende possono svolgere. E poi, in ultimo, questa definizione casalinga di resilienza rigenerativa. Allora, la resilienza è la capacità di adattamento agli stress, però noi non chiediamo solamente di adattarci, chiediamo uno sforzo di nuova rigeneratività rispetto alla capacità di innovare, per esempio. Tutto il tema della digitalizzazione nella fase di recovery sarà fondamentale e ne crescerà sicuramente l'impatto positivo. Sustainable cities, tutto il tema della mobilità in termini di inquinamento ambientale è una scommessa, e infine responsible consumption e production, tutto il tema da un lato degli sprechi, dall'altro del riutilizzo, quindi l'economia circolare, l'efficienza nei materiali, la sostenibilità negli impianti e nelle produzioni. Quindi non si può ripartire da soli, non si può ripartire pensando che la sostenibilità sia un costo. Ma la sostenibilità è l'investimento per il nostro futuro e quindi la nostra resilienza non deve essere solo di adattamento passivo, ma di trovare soluzioni di ripartenza che abbiano al centro la sostenibilità del pianeta e degli esseri umani. Io ho cercato di essere velocissima come da richiesta. Ovviamente il Global Compact è a disposizione di tutte le piccole e medie imprese o grandi che volessero avere informazioni su quali sono i nostri tools e come noi possiamo essere di supporto nei percorsi di sostenibilità e per qualsiasi altro dettaglio approfondimento vogliate avere sulle tematiche. Grazie. Grazie, grazie Daniela. Non ti ho fermato, anche se avrei dovuto farlo, perché non ti ho fermato perché il tuo intervento era molto interessante. E nella schematicità della tua presentazione c'erano veramente tanti suggerimenti e tante indicazioni, alcune preoccupanti, ma anche perché si deve partire dalle cose che non funzionano per migliorare. Volevo solo fare una battuta prima di dare la parola a Romina Noris. Volevo dire che da comunicatore, mio lavoro, e mi sono accorta come fino a qualche mese fa si parlava di salute del pianeta, per essere attenti ai cambiamenti climatici per favorire il pianeta. Oggi ci si è resi conto che quelli più a rischio e quindi la salute delle persone. Purtroppo, grazie a questo evento pandemico che ci ha toccato tutti, è diventata al centro in questo collegamento tra natura e ambiente e uomo che forse ci stavamo dimenticando. Quindi mi sembra un insegnamento questo di cui tenere conto in questa resilienza trasformativa che abbiamo già cominciato, perché la metamorfosi, come dico io, è già in corso. Grazie allora Daniela Bernacchi e la parola a Romina Noris. Ci sei Romina? Mi sentite? Sì, bene. Ok, carico solo un attimo la presentazione. Aspettate. Vedete tutti? Ok. Benissimo. Buongiorno a tutti, grazie Rossella per aver accolto la mia richiesta di organizzare questa tappa a Treviso.
Io inizio a presentare un po' quelli che sono i volti della sostenibilità in questo territorio, in particolare raccontandovi l'esperienza concreta e diretta del gruppo delle imprese responsabili e sostenibili. Diciamo che nasce tutto, mi piace raccontare, diciamo, l'inizio di questo gruppo perché secondo me ha un valore. In realtà nasce tutto da un percorso di sostenibilità che in collaborazione con UNICEF già da 3 anni abbiamo iniziato con 3 aziende del vending automatico. Da lì, da questo percorso, durante questo percorso, diciamo che i titolari di queste aziende hanno espresso la volontà di confrontarsi con altre aziende virtuose del territorio. E su questa loro necessità, questo loro desiderio, proprio per confrontarsi con altre aziende, per cogliere degli spunti e raccogliere anche progetti diversi rispetto a quelli che loro stavano sviluppando, è nata l'idea di fare un convegno. Un convegno che è stato fatto l'anno scorso alla Fiera dei Quattro Passi, dove siamo riusciti a mettere appunto attorno a un tavolo 10 aziende del territorio proprio per fare questa azione di raccontarsi rispetto al loro impegno di sostenibilità. La cosa interessante è stata che alla fine di questo convegno, proprio mentre facevamo il rinfresco tutti insieme, ci siamo detti: no, ma questa, diciamo, questa ricchezza di questo scambio, di queste condivisioni che abbiamo avuto in questo pomeriggio non può finire qui. Dobbiamo in qualche maniera trovare il modo per dare un seguito. E da lì, con un gruppetto, diciamo, ristretto, ci siamo messi proprio a tavolino a ragionare su quello che poteva essere l'evoluzione di quel convegno che era appena stato fatto. E quindi concentrandoci sull'obiettivo 17, proprio quello di creare delle partnership, abbiamo ragionato su creare un gruppo che però doveva essere multi-stakeholder, proprio per mettere insieme aziende in primis di dimensioni diverse e di settori diversi, ma allo stesso tempo portare al tavolo anche associazioni del territorio piuttosto che enti di credito. Da qui è nato praticamente il gruppo, il tavolo di lavoro. E, come potete vedere, è composto da service vending e scatoline, che sono, diciamo, appunto, sono stati i promotori di questo gruppo, che sono nel vending automatico, che però stanno da anni, si conoscono da anni e stanno portando avanti, poi li sentirete nei loro racconti. Stanno portando avanti un modello di vending sostenibile. Abbiamo poi Electrolux, in particolare, oltre a Pinotto, che lo sentirete dopo, stiamo, diciamo, avendo una collaborazione, una presenza al tavolo anche e soprattutto di un paio di referenti della sede di Susegana. Poi abbiamo Fiorital, del settore ittico, che Tommaso poi ci racconterà i progetti. Plast, che è di Fontanelle e fa componenti in plastica ed è all'interno della catena di fornitura di Electrolux. Unifarco, di cui ascolteremo Rampino, e è nel settore farmaceutico. La banca della Marca con credito cooperativo, proprio per approfondire anche i temi di credito sostenibile. Poi abbiamo il liceo artistico perché abbiamo voluto la presenza di un istituto scolastico, in questo caso di Castelfranco, proprio per avere la connessione diretta con le nuove generazioni. E abbiamo la fondazione della comunità della Sinistra Piave che raccoglie attraverso una serie di attività proprio nel sociale 28 comuni. E poi abbiamo Tecnovrap, che è un'azienda di Fonzaso, che fa avvolgitori di pallet automatici. Da questo tavolo abbiamo definito quello che potevano essere, abbiamo definito quelli che potevano essere, diciamo, gli obiettivi di lavoro del tavolo. Vedo che non va avanti la presentazione. Come bloccata. Speriamo
Romina vuole provare a chiuderla, riaprirla. Provo. Raccontare senza slide. Ok. Gli obiettivi del, diciamo, di questo tavolo di lavoro sono quello di fare che ogni azienda possa portare al tavolo e condividere quindi progetti che già sono in essere all'interno della propria realtà aziendale. E altro obiettivo è quello invece di condividere e sviluppare insieme delle nuove, diciamo, delle nuove, dei nuovi progetti insieme. E poi a livello invece, diciamo, un pochino più operativo, stiamo lavorando su un decalogo della sostenibilità fatto di 10 punti che vorrebbe essere uno strumento da condividere all'interno delle aziende che partecipano al tavolo, ma anche diciamo di uno strumento per diffondere poi anche con gli stakeholder delle aziende. Diciamo che il percorso l'abbiamo strutturato in cinque incontri, di cui due sono già stati fatti, e gli incontri sono, li abbiamo pensati diciamo ogni mese e mezzo. C'è un incontro di una mattinata dove le aziende possono, diciamo, l'azienda che ospita dà la possibilità di visitare proprio l'azienda. Poi c'è un momento in cui le aziende del tavolo, diciamo in maniera così scelta, raccontano dei progetti che stanno facendo nelle loro realtà, e poi ci si mette a livello operativo a raccogliere le riflessioni che sono, diciamo, nate dai contenuti condivisi per lavorare allo sviluppo del decalogo e dei progetti, di progetti operativi che poi verranno, diciamo, strutturati soprattutto anche verso il territorio e la comunità. Ecco, diciamo che volevo capire se riuscivo a ricondividervi un attimo, perché mi piaceva avere la possibilità di farvi vedere le foto dei lavori, ma mi sa che... Fa niente, Romina, mettiamo le slide sul sito, quindi possono tutti andarle a vedere. Ok. Un'ultima cosa che così ci tenevo a dire, ecco, sono i temi su cui noi abbiamo, diciamo, definito di lavorare, e quindi questi temi poi sono connessi anche agli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Sono in particolare la gestione dei rifiuti e delle risorse naturali nel rispetto dell'ambiente, approfondire la plastica buona buona tra virgolette, per vedere come in qualche maniera la plastica può essere comunque utilizzata, però smaltita nel rispetto dell'ambiente. E questi due temi sono collegati ai goals 13 e 12. Poi il terzo tema è la lotta allo spreco alimentare, connesso al secondo obiettivo. E poi come quarto tema abbiamo pensato alle persone in azienda, e quindi l'abbiamo poi collegato all'obiettivo 8 dello sviluppo sostenibile. Nelle slide troverete una rielaborazione che noi abbiamo fatto, perché in questo periodo diciamo che inizialmente abbiamo fatto due incontri di persona all'interno delle aziende, poi con questa emergenza abbiamo dovuto, diciamo, fermare, mettere in stand by gli incontri di persona, però abbiamo continuato a incontrarci naturalmente grazie alla piattaforma che UNICEF ha messo a disposizione. E in particolar modo in uno di questi incontri proprio le aziende hanno ritenuto importante condividere quello che stavano facendo di utile e di interessante proprio per affrontare questo momento. E da questo confronto tra le aziende è uscita, diciamo, una mappa con i punti fondamentali che le aziende ritengono di così importanti su cui lavorare per la ripresa post-Covid, tenendo però sempre la sostenibilità come un punto fisso, un faro a cui attingere. E questa mappa, adesso mi spiace non potervela mostrare, però appunto la trovate,
Praticamente si riassume attraverso la parola proprio ripresa, e per ogni lettera corrisponde un punto di forza che l'impresa può utilizzare. In particolare abbiamo la R come riflessione, cioè questo momento ci ha proprio dato lo spunto per fermarci e riflettere sulla trasformazione che sta con la metamorfosi che tu prima hai nominato, sta avvenendo dello scenario esterno dove però le aziende sono inserite e con cui devono fare i conti. La I sta per innovazione, quindi la necessità continua di migliorare i processi già presenti in azienda se sono allineati con questo scenario che sta cambiando, però innovazione anche nel ripensare nuovi processi produttivi innovativi. La P sta per priorità, quindi la capacità di discernere, di scegliere quelle che sono effettivamente attività utili e necessarie da fare nell'immediato, ma senza perdere però invece le attività che portano a una visione, a una prospettiva futura di quello che è invece lo sviluppo dell'azienda. La R sta per relazione, quindi l'ascolto e la relazione in primis con le persone dell'azienda per poi rivolgere questa relazione, questo ascolto nei confronti dei clienti e degli stakeholder dell'azienda. La E sta per engagement, quindi in maniera particolare verso il coinvolgimento delle persone dell'azienda, perché dal confronto ci si è resi conto che effettivamente la sostenibilità dell'azienda c'è nel momento in cui noi abbiamo le persone dell'azienda che sono coinvolte e responsabilizzate proprio per generare con il loro lavoro la sostenibilità stessa dell'azienda. Sì, S sta per scelta, quindi ragionare su una scelta sostenibile che sia però innovativa, e A sta per apprendimento, inteso come crescita continua di quella competenza e di quell'esperienza da parte delle persone e dell'azienda, perché nel momento in cui le persone sono competenti e capaci riescono anche ad avere il controllo e la gestione delle situazioni interne all'azienda, ma anche dello scenario esterno che è in continua evoluzione. Contiamo per settembre di avere pronto il decalogo della sostenibilità con i 10 consigli, e quindi ve lo porteremo al salone a Milano. Grazie. Grazie Romina, per i 5 minuti che abbiamo concordato. Come giustamente ha ricordato Romina, molte delle esperienze di questi territori, per cui anche di questa tappa di Treviso, saranno portate al Salone Nazionale. E non sappiamo ancora quanto si potrà svolgere in formato tradizionale, quanto invece sarà necessario adottare nuove modalità. Comunque, senz'altro, tutte queste esperienze di queste aziende verranno poi valorizzate all'edizione nazionale 29-30 settembre in Bocconi. Grazie, passiamo allora ad alcune delle aziende che Romina ha anche citato, partendo da Tommaso Fracassi. Buongiorno. Ci sei, Tommaso? Sì, ci sono. Mi raccomando, eh. Avvio la presentazione, sarò conciso. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito e per questa occasione di condivisione. Spendo brevemente due parole per presentarmi e presentare Fioritalk. Io in azienda mi occupo di ricerca e sviluppo, sono tecnologo alimentare, e l'azienda in particolare opera nel settore, nel comparto dei prodotti ittici, in particolare nella distribuzione, nella trasformazione principalmente di pesce refrigerato. Diciamo che nel mondo del pesce refrigerato in Italia siamo l'azienda leader a livello di dimensioni di business. Potete vedere, senza che stia a ripeterli, alcuni dati relativi alla nostra attività e alle nostre certificazioni. Ci piace in particolare sottolineare che un dato evidente è quello dell'età media particolarmente bassa per la nostra azienda, 36 anni come età media, un'azienda piuttosto giovane. Il nostro operato
in generale è guidato dal desiderio di essere artefici del cambiamento. Cerchiamo ogni giorno in quello che facciamo di portare delle migliorie al mercato in cui operiamo. Questa è un po' la nostra visione della CSR. Avete qui un rapido excursus dei principali step che l'azienda ha seguito in questi 40 anni. È nata a Venezia l'azienda, appunto la nostra sede principale è a Venezia, è nata oltre 40 anni fa, negli anni è cresciuta fino alle dimensioni attuali, cercando continuamente di implementare nuovi rami di business, sperimentando un po' tutto quello che è il mondo, le sfaccettature del mondo che gira attorno al pesce, che ha sfaccettature che vanno dalla distribuzione semplice ma fino all'elaborazione e anche alla ristorazione legata al mondo del pesce. E questo è stato un po' il nostro modo, e è il nostro modo di ricercare anche una sostenibilità aziendale nel tempo in un mercato che evolve e cambia continuamente. Veniamo un po' al succo del tema che voglio presentarvi oggi. Operiamo in uno scenario legato al mondo dei prodotti ittici che è piuttosto preoccupante. Chiaramente il pesce è la nostra anima e non possiamo negare che la sua disponibilità per noi sia motivo di preoccupazione. Vedete alcuni dati, un pesce su tre, secondo studi della FAO, lungo tutta la filiera viene sprecato, e addirittura il 20% di tutte le catture si ritiene sia ottenuta in maniera illegale o non regolata. Quindi siamo in uno scenario piuttosto preoccupante, la situazione di overfishing è piuttosto conosciuta e riteniamo sia necessario correre i ripari per avere sostenibilità sia da un punto di vista di disponibilità alimentare e sia anche per quanto riguarda l'impatto su un business come il nostro. Noi in questo vogliamo fare la nostra parte, lavoriamo ogni giorno per cercare di ottenere nuove migliorie che portino a una riduzione di questi sprechi e alla lotta anche alle pratiche illegali e fraudolente. Una delle mosse che abbiamo fatto, che sono state compiute da Fiorital in questa direzione, è stata quella di ottenere le certificazioni MSC e ASC, ottenute nel 2019. Si tratta di certificazioni volontarie che riguardano appunto prodotti ottenuti attraverso la pesca, ma anche attraverso l'allevamento. Le due certificazioni si suddividono in questo modo. E riguardano non solo attenzioni a quello che è il preservare l'ecosistema o la salvaguardia degli stock ittici, ma in realtà vanno a guardare anche al tessuto sociale che ruota attorno a alle attività di pesca e di allevamento. La certificazione che riguarda Fiorital, dato che noi non siamo direttamente produttori, quindi non peschiamo, non alleviamo, ma operiamo nella catena distributiva e di trasformazione, la certificazione riguarda proprio la catena di custodia. La complessità di questa certificazione per quanto riguarda l'operato di Fiorital risiede nel fatto che operiamo con moltissime specie, moltissimi fornitori, avete visto dei numeri nella prima slide, e tutto questo è stato possibile solo grazie a una tracciabilità spinta, molto dettagliata e alla massima trasparenza del nostro operato. Certo, non ci illudiamo che sia un sistema perfetto. Come ben sappiamo, si possono nascondere delle situazioni spiacevoli anche sotto il cappello di queste certificazioni come di tutte. La nostra visione è quella che il cambiamento, il miglioramento possa essere ottenuto solo facendo e non chiamandosene fuori perché si ritiene che ancora il sistema non sia del tutto funzionante. Pertanto abbiamo voluto fare la nostra mossa partecipando a questa certificazione. Lo scopo della certificazione per la catena di custodia è quella di far sì che lo sforzo
eseguito, diciamo, realizzato dal produttore, da colui che pesca o alleva il prodotto ittico, possa arrivare al consumatore finale permettendo una scelta libera. E quindi anche la libertà di scelta per il consumatore è uno dei nostri parametri guida. I principi di base su cui si basa questa certificazione sono fondamentalmente quelli che concernono l'identificazione in ogni momento di quella che è un determinato prodotto. Quindi i fornitori devono essere certificati con un registro e le eventuali variazioni devono essere comunicate all'ente certificatore. Il prodotto deve essere riconoscibile, identificato sia a livello documentale che fisicamente, proprio sulla cassa del pesce, per capirsi, sulla etichetta del prodotto in ogni momento durante la filiera. La tracciabilità deve essere completa e con un dettaglio anche sulle rese di trasformazione, perché un processo che prevede la produzione di scarti poi deve avere un bilancio di materia che sia sotto controllo per evitare che ci possano essere frodi, appunto, in questo senso. E naturalmente deve essere implementato un sistema di gestione con responsabilità, un referente specifico e tutte le responsabilità degli operatori legati a questa certificazione. Grazie Tommaso, grazie. Terminato, vi ringrazio. Ecco, grazie perché sei stato molto efficace e mi viene da fare l'abilità sta diventando sempre più importante in tutti i settori e quindi il vostro è un esempio che va in questa tendenza generale. E la seconda invece è che io non conoscevo la vostra realtà e la trovo molto interessante, quindi questo giro d'Italia della CSR ci permette di intercettare anche aziende come Florital che magari non avremmo conosciuto solo con il Salone Nazionale. Per cui grazie, grazie a Tommaso Fracassi e a Florital per aver voluto partecipare a questa tappa. Bene, passiamo la parola ad Enrico Sala. Anche Enrico Sala è stato nominato, sua azienda è stata nominata da Romina Noris perché ha fatto parte di questo gruppo di imprese del territorio. Enrico, mi senti? Sì. Buongiorno a tutti. Si sente bene? Sì, sì. Prego. Cerco di condividere la presentazione. Ok. Allora, la nostra è un'azienda che da circa 30 anni lavora nel settore della distribuzione automatica nell'area del Veneto orientale, quindi tutto ciò che riguarda i distributori automatici di caffè, snack e bibite. Siamo una piccola azienda di circa 30 persone suddivise nelle varie aree aziendali e abbiamo al nostro interno poi un laboratorio in cui produciamo prodotti freschi come tramezzini, panini e focacce che non solo inseriamo nei nostri distributori automatici ma che commercializziamo anche in alcune catene che trattano unicamente prodotti biologici. Questo perché anche il nostro laboratorio è certificato bio. Gestiamo poi un bar all'interno della casa Pezzi di Conegliano che è il risultato di un progetto sociale fatto in collaborazione con il comune di Conegliano e con la casa di riposo e che nel 2017 è stato tra le altre cose vincitore del premio Vending Sostenibile all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Possiamo dire che da sempre poniamo grande attenzione a quelle che sono le tematiche della sostenibilità. Il primo progetto fu fatto all'inizio degli anni 2000 in collaborazione fra gli altri con i nostri colleghi Scatolin e col progetto NutriVending, di cui so che dopo Massimo entrerà più nello specifico. Insieme a loro però abbiamo sempre lavorato sinergicamente per portare avanti questo tipo di progettualità. E ultimo in ordine cronologico è stato questo percorso di formazione fatto con UNICEF e con l'aiuto di Romina Noris, formazione fatta in primis ai titolari e poi anche a tutti i nostri collaboratori. Questo ha fatto sì che
Questo ha fatto sì che anche noi raggiungessimo una consapevolezza tale da portarci poi nel 2018 a diventare società benefit. Per chi non lo sapesse, le società benefit fino al 2016 le organizzazioni si suddividevano in due tipi: organizzazioni for profit, il cui unico scopo è quello di produrre profitto, e le organizzazioni no profit, il cui scopo è quello di portare un impatto positivo sull'ambiente e sulla comunità. Le società benefit invece hanno il duplice scopo, ovvero quello di portare profitto, ma allo stesso tempo avere un impatto positivo su ambiente e società. Il passo successivo è stato poi quello di certificarci B Corp. Siamo la prima ed unica azienda al mondo nel nostro settore ad avere questo tipo di certificazione. Sono 3.000 al mondo delle certificate B Corp, un numero ancora molto basso, di cui circa un poco più di 100 in Italia, ed è una certificazione di origine statunitense che ha l'obiettivo di misurare in modo concreto gli impatti positivi che un'azienda produce. Noi dallo scorso anno, dal giugno dello scorso anno, siamo appunto diventati la prima B Corp italiana. In quest'ottica vanno anche due progetti che voglio condividere oggi. Il primo è il biscotto solidale che abbiamo realizzato in collaborazione con la biscotteria veneziana Carmelina Palmisano e la Fondazione di Comunità della Sinistra Piave, che è un onus del nostro territorio, che ha come soci 28 comuni della Sinistra Piave. Attraverso la vendita di questi biscotti e le noci dei nostri distributori automatici, e doniamo una parte del ricavato alla fondazione, che si impegna a reinvestirli per l'acquisto di ausili mobili adatti a trasportare persone con disabilità. In circa 2 anni dalla realizzazione di questo biscotto, i nostri distributori hanno venduto oltre 35.000 biscotti solidali. Per noi è un buonissimo risultato, ci impegneremo a migliorare negli anni. Si può dire che questo è un perfetto prodotto della società benefit, perché ha il duplice obiettivo di portare profitto all'azienda, ma allo stesso tempo portare un contributo concreto alla comunità. Il secondo progetto invece è il progetto di riforestazione che abbiamo pensato con sempre in collaborazione con il Comune di Conegliano e con una startup vicentina, Beleafing. Abbiamo calcolato perché per compensare le emissioni di CO2 causate dal nostro servizio avremmo dovuto piantumare 1.500 alberi. Lo faremo nei prossimi 6 anni. Il primo evento l'abbiamo fatto lo scorso anno, in cui abbiamo distribuito oltre 250 piante ai cittadini di Conegliano che avevano prenotato il loro albero tramite il portale di Beleafing. Il secondo evento è stato per quest'anno sospeso per il momento, insomma sappiamo tutti quanti, ma contiamo di poterlo fare al più presto. Concludo dicendo che da sempre il nostro slogan è la pausa consapevole. Ogni prodotto che è erogato dai nostri distributori automatici è frutto di una scelta. Il nostro impegno è quello di dare ai nostri clienti la maggior parte di informazioni possibili affinché una scelta possa considerarsi effettivamente consapevole e che riconoscano in noi l'impegno non solo di fare bene il nostro lavoro, ma di portare anche un impatto positivo per la comunità e la società. Grazie, grazie Enrico, sei stato anche molto chiaro nei tempi. Una domanda: i 35.000 biscotti sono 35.000 confezioni, perché in ogni confezione c'erano 3 biscotti, giusto? Sì. Quindi sono 35.000 biscotti. 35.000 confezioni. Confezioni. Sono... Sì, sono difficili. Spenti il triplo in avanti. No, comunque, molto, molto bella questa vostra attività e anche questo invito alla sostenibilità anche nei momenti di pausa. Quindi complimenti, e passiamo all'altra società di vending. Massimo Scatolin, ci sei?
Buongiorno, mi sentite? Eccolo. Prego. Sentite? Buongiorno, condivido. Eccoci qui. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la dottoressa Sombrero per l'opportunità che ci ha dato di partecipare a questa importante tappa del Salone della Sostenibilità. Ringrazio anche tutte le aziende che hanno condiviso con noi questo percorso e la dottoressa Noris che ci ha coordinato. Noi siamo un'azienda, noi con il branding, attiva nel settore del branding, quindi della distribuzione automatica. La nostra è un'azienda che è stata fondata nel 1972 dai nostri genitori, adesso siamo alla seconda generazione, io e mia sorella stiamo portando avanti. Siamo una squadra di 28 persone, suddivise in vari ambiti, quindi abbiamo anche il riconimento, i tecnici, la parte amministrativa, commerciale. Tutte le persone sono in continua formazione attraverso un percorso progressivo di certificazioni e una formazione costante sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale. Gli obiettivi che ogni giorno cerchiamo di raggiungere sono quelli legati alla cura del cliente, alla qualità del servizio e del prodotto e all'affidabilità del servizio. A questo puntiamo quotidianamente, però per farlo abbiamo bisogno di persone coinvolte, motivate e che siano consapevoli del valore del proprio ruolo all'interno dell'azienda. Quindi la cura, la qualità, l'affidabilità sono dei valori che prima di tutto devono essere presenti nell'azienda e devono essere assimilati da tutti. In questo ambito si inserisce appunto tutto il percorso sulla responsabilità sociale d'impresa che abbiamo intrapreso da qualche anno, grazie appunto alla collaborazione della dottoressa Noris, e a cascata ne derivano tutti i progetti sulla sostenibilità in ambito ambientale e sociale che andiamo a fare. Un esempio di progetto di sostenibilità ambientale che abbiamo attivato e che proponiamo, soprattutto sulle grandi aziende, si chiama Green Break. È un format che prevede la realizzazione di aree di ristoro sostenibili, appunto dal punto di vista ambientale, attraverso l'utilizzo anche di compattatori di rifiuti che vengono affiancati ai distributori automatici. In questo modo, oltre a dare un ordine anche all'area di ristoro, diamo la possibilità al cliente di poter conferire e differenziare in modo corretto il rifiuto generato dalle nostre aree di ristoro e riusciamo anche così a ridurne sensibilmente il volume e l'ingombro. Oltre a questo, diamo anche un premio per questa azione virtuosa, in quanto viene riaccreditato qualche centesimo nella chiavetta di cui il cliente solitamente consuma dei nostri distributori, in modo tale da premiare appunto questa attività. Green Break si accompagna inoltre a una ricerca costante, una proposta sempre maggiore di prodotti di tipo biologico, ecosolidale, senza zucchero, vegano, senza glutine, e dove possibile attuiamo anche una ricerca di prodotti con packaging ecologici e con minor utilizzo di plastica o con plastica riciclata. Tutto ciò per dare una proposta sempre più ampia e consapevole ai nostri clienti. In ambito invece sociale, abbiamo attivato una collaborazione con la cooperativa sociale di Milano, si chiama B4 altrimenti, ed è un'impresa sociale che opera all'interno del carcere di Bollate e si avvale quindi della collaborazione di alcuni detenuti che sono anche soci della cooperativa stessa. Noi abbiamo aderito a un progetto che hanno proposto, che si chiama Rigenera, nel quale la cooperativa revisiona le macchine da bar e i distributori automatici, per cui noi abbiamo preso parte dell'attività che veniva fatta all'interno della nostra officina dai nostri tecnici e l'abbiamo demandata direttamente alla cooperativa, e quindi rigenerando e mettendo a nuovo con i distributori che altrimenti sarebbero stati destinati probabilmente all'automatismo. Questo ha un duplice valore, un valore sociale, in quanto diamo l'opportunità anche, si dà l'opportunità anche a delle persone disagiate che magari hanno sbagliato nel lato della loro vita di avere una seconda possibilità. E dall'altro lato c'è una sorta di economia circolare in quanto diamo una seconda vita, come dicevo, a questi distributori automatici. E quindi vengono rimessi in circolo. Perché è importante B4 per
i detenuti. In primis perché li aiuta ad avere un impegno e a dare un senso alle giornate e ad avere anche delle prospettive per il post pena. In seconda battuta perché progetti di questo tipo hanno dimostrato che riducono sensibilmente il rischio di una recidiva. Dopo c'è anche una sorta di risarcimento del danno fatto dalla nostra società e c'è inoltre un sostegno economico alle famiglie dei detenuti e quindi di conseguenza un minore impatto anche per la comunità. Quindi possiamo dire che l'approccio alla sostenibilità è sicuramente, lo possiamo definire, di natura win-win. Perché? Perché c'è una comunità sempre più crescente di imprese che modellano il proprio business tenendo presenti gli impatti generati su tutti gli ecosistemi con cui vengono in contatto. Dall'altro lato c'è un potenziale narrativo generato da queste attività che può essere un importante leva per crescita e anche di qualificazione del brand. Grazie Massimo. Faccio solo una piccola conclusione. Che, oggi, dato il momento storico che stiamo vivendo di forti tensioni economiche e quindi anche sociali, penso che sia sempre più importante dare il giusto valore a tutti questi temi legati alla sostenibilità intesa a 360 gradi. Però per fare questo dobbiamo partire assolutamente dalle persone che vivono l'azienda con noi e che quotidianamente affrontano le sfide che si propongono. E ci tengo a dirlo che se la squadra è compatta, coesa e determinata, sicuramente la partita della ripresa verrà vinta. Grazie a tutti. Sì, grazie Massimo. Al Salone Nazionale tutti gli anni dedicato all'esperienza prese a favore dei detenuti nel carcere. Direi che senz'altro possiamo portare la tua esperienza e ti inviteremo. Grazie molte, la parola a questo punto va ad Electrolux, Alberto Chiappinotto. Ci sei Alberto? Sì, buongiorno, mi sentite? Sì. Ecco, adesso. Bene, adesso devo solo fare una cosa qui con i quadratini come mi ha insegnato Camilla e sono pronto a partire, adesso voi dovreste vedere bene la presentazione. Allora, io mi chiamo Chiappinotto Alberto, lavoro in Electrolux, nel team globale, cercherò di correre un po', lavoro nel team globale per la sostenibilità, appunto non voglio fare una presentazione dell'azienda, ma vorrei presentare e trasmettere quello che facciamo noi per la sostenibilità. Se corro un po' le slide, comunque sappiamo che saranno tutte nel sito. Eccolo qua. In Electrolux lavorano 49.000 persone all'incirca, produciamo 60 milioni di elettrodomestici ogni anno che vendiamo in 120 stati in tutto il mondo per un fatturato di circa 19 miliardi di corone svedesi, l'azienda svedese che in euro sarebbero circa 11-12 miliardi di euro. Produciamo elettrodomestici da più di 100 anni, quindi tutti gli elettrodomestici che avete in casa noi li produciamo. Siamo una delle aziende più sostenibili al mondo, questo ci viene riconosciuto da diversi anni ormai. E quando in Electrolux si parla di sostenibilità, si parla del progetto For the Better. For the Better non è altro che un grande recipiente dove vengono contenute tutte le attività che noi facciamo per la sostenibilità, divise in tre aree, Better Solution, Better Company e Better Living, chiaramente tutti in accordo con l'agenda delle Nazioni Unite. Per Better Solution, tutto ciò che facciamo per la sostenibilità sui nostri prodotti, quindi prodotti sempre più efficienti, elettrodomestici che produciamo con materiale riciclato, per esempio. Per Better Company, tutto ciò che è nelle operation, quindi tutte le attività che facciamo per sicurezza, qualità, formazione, l'ambizioso progetto di avere zero waste in discarica nei prossimi anni. Posso citare il progetto Principe, il Green Spirit, che è un progetto che facciamo da più di 10 anni, dove
parliamo di efficientamento energetico, risparmio idrico in accordo col WWF e quant'altro. E poi il better living, cioè per il sociale, anche qui ci sarebbero tantissime cose da dire, io ho preso qualche esempio, ho preso l'esempio della Food Foundation che è stata creata nel 2016, mi sembra. Lo scopo della Food Foundation è quello di informare, educare, dare supporto ed corretta educazione alimentare, per esempio col programma Food Heroes per i bambini o Like a Chef. Mi sembra che col Food Heroes sono stati istruiti o educati più di 30.000 bambini, e Like a Chef, dove le persone facendo questi corsi possono anche trovare un lavoro. L'anno scorso era il nostro centenario e con il centenario è stato lanciato il Better Living Program. Better Living Program sono 100 azioni che servono a contribuire a uno stato di vita migliore, più sostenibile, e assieme al Better Living Program sono stati lanciati i 4 target che ci accompagneranno fino al 2030. Quindi un target per il gusto, un target per la cura dei capi, per il benessere e un target per il business. L'ultimo rettangolino qui, rendere il nostro business circolare e climaticamente neutro, è di quello mi occupo io, cioè io sono responsabile a livello globale per questo target. Cosa vuol dire? Che entro il 2030 tutte le nostre fabbriche, magazzini ed uffici devono essere a zero emissioni di CO2 in atmosfera. Tutto questo chiaramente poi con a lungo termine, il 2050, dove tutta la catena di valori deve essere a zero impatto ambientale. Vi invito a consultare il nostro Sustainability Report, perché io non posso adesso illustrarvelo tutto, ma ci sono dei numeri interessanti e tante informazioni che spero voi possiate poi anche calare nelle vostre realtà. Ci sono tutte le informazioni dettagliate che io vi ho detto. Ho rubato dal sito del Salone questa frase. Per quanto riguarda la responsabilità sociale d'impresa, è la capacità di coniugare il profitto con l'attenzione all'ambiente e al sociale. È una scelta strategica capace di incidere sui piani dell'organizzazione nel breve, medio e lungo termine. Perché proprio questo è come Electrolux vive la sostenibilità. Quindi l'ho fatta proprio mia questa frase, mi è piaciuta molto. Condivido adesso brevemente l'esperienza di Electrolux in parte delle fabbriche italiane con quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, quindi con il Covid-19. Ho preso 2 mesi, dal 25 di febbraio, che è stato proprio il momento in cui è arrivato questo grosso problema in Italia, fino al 24 di aprile. Quel 25 di febbraio sono stati subito cancellate tutte le trasferte. Io mi ricordo per esempio che quel giorno stavo andando in Ungheria e sono stato richiamato ed aiutato a tornare a casa, e da lì è partita lo smart working per chi poteva farlo e una serie di attività che adesso vado velocemente ad illustrarvi. Quindi linee guida sicurezza Electrolux per la gestione dell'emergenza del Covid-19. Tutte le informazioni disponibili nel nostro portale interno per i dipendenti, potevano trovare tutte le informazioni. E nello stesso tempo Electrolux ha attivato una polizza assicurativa per tutti i dipendenti. Principi generali: voi sapete che in fabbriche dove lavorano 500-800.000 persone ci sono tantissime cose a cui attenersi nelle prescrizioni, dal distanziamento sociale. Io credo che insomma le foto parlino da sole. Sistema di informazione, coinvolgimento e formazione. L'organizzazione del lavoro, che non è solo delle postazioni di lavoro, ma per esempio anche la mensa, perché ripeto, mense dove mangiano più di 500 persone devono avere il proprio protocollo. Le misure di prevenzione di modalità di accesso agli stabilimenti, quindi tutto quello che sappiamo e che sentiamo anche per telegiornale, per televisione e dai media. Poi Electrolux è stata una delle prime ad implementarla ed è stata presa anche a livello nazionale come una delle aziende virtuose che facevano queste cose. La sanificazione giornaliera e la pulizia. Nel frattempo, a livello locale e anche globale, sono nate tantissime iniziative a livello di gruppo e anche a livello di singolo collega o persona, come il supporto, le donazioni alla Croce Rossa. Qui ho portato l'esempio di Electrolux che aiuta i bambini milanesi i quali avevano i genitori affetti dal Covid, persone, colleghi che si sono resi disponibili a fare del volontariato e nello stesso tempo delle sessioni di formazione per dare supporto alle persone che lavoravano da casa con lo smart working. Per noi lo smart working non è una novità, lo facciamo già da diversi anni, ma chiaramente questa era una situazione particolare, quindi del supporto doveva essere dato. Concludo con l'ultima slide.
questa foto l'avete già vista, delle imprese virtuose, dove abbiamo condiviso le linee guida di Electrolux per la gestione del Covid-19 con il gruppo delle imprese responsabili e sostenibili. Quindi questo è stato molto bello, questo scambio di informazioni, come prima ha spiegato Romina, ma anche come hanno spiegato prima i relatori precedenti. E concludo con l'ultima foto di queste simpatiche giocatrici di pallavolo, perché secondo me qui si racchiude tutto il messaggio di sostenibilità e di responsabilità sociale d'impresa. Questa è una foto che è stata scattata a settembre dell'anno scorso per il centenario, quando una delegazione, una squadra di pallavolo della Pallavolo Susegana è venuto nel nostro stabilimento di Susegana, portando delle magliette celebrative del loro green volley per parlare di sostenibilità all'interno dello stabilimento, e quindi hanno subito conquistato tutti. Adesso questa società deve ripartire, e come tutte le società dilettantistiche ci sono dei problemi, ci sono dei volontari che devono fare qualcosa, e per loro era difficile iniziare. Allora al nostro interno abbiamo detto: ma perché non condividiamo anche con noi il protocollo che abbiamo fatto, e loro possono da lì avere una base e poi adattarlo alle proprie esigenze? Così abbiamo fatto, è stato apprezzato tantissimo, e il presidente ci ha scritto una lettera, e ho preso un pezzo che secondo me è proprio emblematico. Quindi il presidente di questa società ci scrive: conservo sempre un ricordo speciale di Electrolux per diversi motivi, per aver fatto vivere alle nostre ragazze in occasione del centenario un momento di incontro fantastico con l'azienda dove lavorano i loro genitori, per aver scelto di restare in questo territorio offrendo opportunità e ricchezza a tante persone, e non ultimo per aver permesso anche a me di crescere grazie ad un padre dipendente di Electrolux per 35 anni. Allora io qui vedo veramente responsabilità sociale di impresa, vedo la sostenibilità e vedo il passato, il presente e il futuro di un'azienda, non ha importanza se è grande o piccola, ma presente nel territorio. Questo è il mio intervento. Grazie Alberto. Veramente meglio, come hai detto tu. C'è un piccolo cambio di programma. Abbiamo adesso l'intervento di Nicolò Santin. Purtroppo avevo un'intervista subito dopo, e siccome stiamo andando lunghi mi ha chiesto di fare l'intervento ora. Nicolò, però devi essere molto breve. Eccomi qua, grazie mille Rossella per questa opportunità che mi stai dando, a me e a tutto il team di Gamindo, e grazie di aver anticipato il mio intervento. 5 minuti, sarò super breve, e vi porterò un po' quella che è la nostra esperienza nel mondo della CSR e quello che stiamo cercando di fare nella nostra startup. Io mi presento, sono Nicolò Santin, sono uno dei due cofondatori di Gamindo, di questa realtà in cui vogliamo permettere alle persone di donare giocando ai videogiochi. Quindi abbiamo cercato già all'interno proprio della nostra idea di integrare fin da subito il tema della sostenibilità sociale e ambientale. Allora, questo sono io alla mia tesi in economia all'Università Ca' Foscari, quindi proprio qua nel territorio, una tesi dove sono andato ad analizzare il tema dei videogiochi, che è un tema dove fino a poco tempo fa si credeva rilegato alla nicchia, ai ragazzini con i brufoli di 15 anni chiusi in camera. In realtà al giorno d'oggi ci sono più di 2 miliardi di persone che giocano i videogiochi, e l'età media del videogiocatore sono 34 anni. Quello che sta succedendo, non in questi giorni di Covid, ma in generale, è che gli stadi si stanno riempiendo anche di persone che vanno ad assistere a persone che giocano i videogiochi. Quindi è un mondo che sta completamente cambiando, crescendo, che noi abbiamo voluto andare a esplorare per unire al gaming quello che è il tema della sostenibilità. In questi proprio in questi giorni, addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rendendosi conto dell'importanza che ormai ha il tema dei videogiochi, ha fatto delle campagne dove sensibilizzava i ragazzi, e non solo, a stare a casa a giocare. Ormai si sono resi conto che, appunto, come dicevo, il videogioco è una cosa che ricopre tutte le età. In Italia 6 genitori su 10 giocano ai giochi con i loro figli, e questo non è assolutamente un problema. Noi appunto abbiamo visto cosa? Abbiamo visto tanti ragazzi, e non solo,
desiderosi di avere un impatto, ma quello che abbiamo visto, numeri alla mano, è che solo il 10% degli under 34 hanno fatto una donazione nell'ultimo anno. E questo perché? Perché anche io, che ho 27 anni, mi divido Netflix con i miei amici, mi divido Spotify e quindi cerco di ottimizzare al massimo quella scarsa disponibilità economica che ho. E quindi abbiamo detto, uniamo i videogiochi con il tema della CSR, con gli enti no profit, quindi uniamo tre attori che sono le persone, le aziende e gli enti no profit, tramite appunto videogiochi dove al centro del videogioco c'è l'azienda. Noi cosa abbiamo, come funziona un po' la piattaforma? Funziona che scegli un gioco tra i vari presenti nell'app, giochi, collezioni delle gemme, le gemme hanno un valore economico che è dato dall'investimento delle aziende, noi quindi sviluppiamo il gioco per l'azienda e l'azienda poi decide un budget da destinare a questa iniziativa e l'intero budget viene poi donato in beneficenza. E noi vediamo appunto tre attori qui dentro, che ci sono da un lato le persone che appunto possono finalmente donare senza mettere mano al portafoglio, che è una cosa completamente nuova. Gli enti no profit, che stiamo vedendo che al di là del raccogliere fondi, la cosa bella è che in molti ci stanno dicendo ho scoperto quell'ente dalla piattaforma e quindi è una sensibilizzazione grande. E poi al centro noi vediamo le aziende che possono promuoversi, ma che soprattutto investono il loro budget pubblicitario in un modo completamente nuovo, perché l'azienda coinvolge gli utenti, ma soprattutto dimostra un interesse nell'aiutarli a fare qualcosa, in particolare a donare, ad avere un impatto reale. Questa è la slide di cui vado più fiero, cioè 8 ragazzi, siamo da tutta Italia, quindi ben prima del Covid lavoravamo in smart working, quindi abbiamo gente da Milano, Roma, Napoli. Siamo una startup italiana under 30 e noi due fondatori, come si sente anche probabilmente dal mio accento, non siamo dalla Campania, ma siamo qua da Treviso. E abbiamo nel giro di un anno ottenuto diversi riconoscimenti tra il Senato, la Commissione Europea e l'accelerazione in Silicon Valley. Voglio chiudere con la slide per noi più importante, e cioè siamo una startup innovativa, abbiamo degli investitori dentro, ma il punto principale che noi ci siamo dati dal primo giorno in cui siamo partiti è stata quella di creare qualcosa che rivoluzionasse, che creasse qualcosa di nuovo, e nel nostro caso la mission che ci siamo ben stampati in mente, perché non abbiamo ancora un ufficio, quindi ce lo siamo stampati nella nostra mente, è quella di permettere a chiunque di donare senza spendere, divertendosi. E vogliamo aiutare anche molte aziende a capire che tramite la CSR possono fare questo. E qua chiudo e spero di rimanere in contatto con tutti voi. Grazie mille Rossella per avermi dato la possibilità l'anno scorso nel mondo reale a Milano e quest'anno nel mondo virtuale qua a Treviso di raccontare anche la nostra realtà. Grazie Nicolò, hai lanciato un messaggio molto chiaro e poi noi premiamo sicuramente la vostra. Ritorniamo al nostro programma con Luigi Rampino di Unifarco. Siamo ecco. Un pochettino in ritardo. Mi scuso con gli ultimi relatori, ma come avete visto siamo andati un po' lunghi. Luigi, ci sei? Sì, ci sono. Adesso sto, eccolo qua, caricando la presentazione. Buongiorno a tutti. Grazie mille per l'invito. Io vi racconto un po' la nostra esperienza di un progetto sulla cultura del benessere. E il titolo della mia presentazione è Vivere la missione dell'azienda, perché Unifarco si occupa proprio di benessere, nel senso che facciamo prodotti dermocosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici per uso topico distribuiti nel canale farmacia. Quindi questa è un po' la nostra missione. I valori principali che a mio avviso ci contraddistinguono sono soprattutto il coinvolgimento e l'attenzione alle persone. Ecco, e da questo punto di vista io credo che la prima responsabilità sociale di un'impresa sia proprio quella di
praticare, coltivare, sviluppare, diffondere valori virtuosi e positivi. E, ecco, per quanto riguarda il merito di questo progetto che abbiamo scelto oggi, tra le varie cose che facciamo in tema di CSR, è proprio un progetto per le persone, per i nostri 400 colleghi, che si basa su quattro pilastri, che sono la nutrizione, il movimento e lo sport, il benessere interiore e la cura di sé. Per ciascuno di questi pilastri che stiamo portando avanti già da un po' di tempo, abbiamo strutturato proprio un approccio, un metodo definito che vede una prima macrofase sviluppo dell'attenzione, di sensibilizzazione, e una seconda fase in cui offriamo delle opportunità concrete in termini di prodotti e servizi. Oggi vi racconto un po' il nostro pilastro dello sport e del movimento, che abbiamo, devo dire, celebrato con grande soddisfazione e divertimento l'anno scorso. È tutto iniziato il 13 giugno dell'anno scorso con una grande festa. Qua vedete una foto presa dall'interno dell'azienda che riprende i nostri campi da Green Volley che abbiamo inaugurato proprio quel giorno. C'è anche un canestro da basket per un campetto fatto sull'asfalto all'interno della recinzione aziendale. E questo qua è stato l'inizio di un'estate di sport dopo il lavoro. Quindi abbiamo fatto una decina di giorni, l'abbiamo chiamata la settimana dello sport, dal 13 al 21 giugno, in cui le persone hanno potuto fermarsi dopo il lavoro con delle attività strutturate e organizzate. Dopodiché la cosa è andata avanti in pratica per tutta l'estate in maniera abbastanza spontanea, libera. Sono nati dei gruppi WhatsApp tra colleghi, ci si ritrovava, chi aveva meno voglia di far sport aveva anche la possibilità di magari di bersi una birra in un posto che abbiamo allestito proprio accanto all'ingresso. E quindi insomma io direi che questo progetto ci rappresenta, è una cosa anche molto ludica, giocosa, ma una cosa che rappresenta anche quello che facciamo sulle questioni più serie. Ecco, ad esempio, il concetto di valorizzare le capacità. Qui vedete sul palco, assieme a me, che sono vestito un po' diversamente da oggi, ci sono 11 colleghi che si sono prestati anche in maniera molto generosa a fare da coach, perché sono degli sportivi o con patentino da coach o con pregressa esperienza agonistica. Quindi abbiamo, ecco, tirato fuori anche i talenti, le capacità, al di là di quello che uno fa sul lavoro. Ad esempio, tra questi abbiamo scoperto di avere, proprio grazie al progetto, anche tra i colleghi un campione nazionale juniores di karate. E quindi, che tra l'altro si è prestato appunto a fare delle lezioni base. Una cosa che ha coinvolto tutti, persone più giovani, meno giovani, anche grazie a diverse discipline che appunto sono più abbordabili un po' a tutte le età. Ecco, facciamo rete con i migliori. Qui abbiamo scelto Marta Bechis, che si è generosamente anche prestata a questa festa della nostra inaugurazione. Marta Bechis, chi chiama la pallavolo sa che è una ex campionessa italiana che militava nell'Imoco di Conegliano, e quindi anche questo è un principio interessante per noi. Ecco, celebrare i successi. Qui c'è anche il nostro amministratore delegato, c'è la prima partita di inaugurazione dei campi, e il concetto del celebrare i successi. Ecco, qua vedete una foto del giorno dell'assemblea, che hai prima che ci spostassimo poi sui campi a far festa. Ecco, qua vedete una situazione che noi riproduciamo anche tre volte l'anno. Adesso vedremo come fare con l'emergenza, ma insomma il concetto è che cerchiamo di riunire, informare, condividere tutti i dipendenti, fermando l'attività lavorativa, ad esempio al venerdì pomeriggio, ma dandoci e concedendoci il tempo per
condividere progetti, risultati, anche dalla voce diretta dei colleghi che ne sono i protagonisti. E quindi, per avviarmi a chiudere, riprendo un po' il valore del coinvolgimento. Anche in questa situazione seria, drammatica dell'emergenza Covid, il coinvolgimento come principio praticato ci ha aiutato, perché abbiamo continuato a lavorare, non ci siamo mai fermati, anche perché comunque rientra la nostra attività rientra in quella tra quelle essenziali. Abbiamo girato tantissimo nei reparti, ascoltato tantissimo le persone, fatto numerose riunioni sindacali proprio per condividere le preoccupazioni e anche le soluzioni per questa situazione. Abbiamo infine nel nostro piccolo cercato di fare un po' di cultura sulle misure di prevenzione, quindi abbiamo predisposto un video che chi ha voglia può guardare su YouTube. E infine una cosa piccola che poi mi riporta però al principio di diffondere valori virtuosi, abbiamo cercato di, proprio questa settimana lanceremo questa iniziativa ai nostri figli protagonisti della fase 2, cioè fare un po' di cultura anche fuori dall'azienda, nel network esterno, quindi all'interno delle famiglie, che avranno la possibilità di fare dei piccoli video coinvolgendo e stimolando i propri figli, i ragazzi, a dire che cosa hanno imparato da questa situazione, come si preparano alla fase 2, eccetera. Quindi coinvolgimento, riflessione, cultura, rendere tutti protagonisti, sono cose che credo siano importanti e riflettano un po' l'idea che l'azienda deve avere degli impatti positivi sul mondo e sull'ambiente che la circonda. Io vi ringrazio. Mi fermo qui. Grazie Luigi, è molto importante e magari può essere di ispirazione per qualche altra azienda, non solo di Treviso. Bravo. Perché ecco, speriamo questi buoni esempi servono anche per quello. Alessandro Mezzalira è ancora collegato o ci ha abbandonato perché siamo troppo in ritardo? Vedete Alessandro Mezzalira? Io qui non lo vedo. Sì, lo vediamo, ma è in muto forse. Sì, ha il microfono sbloccato, dovremmo sentirlo. No, non lo sentiamo. Puoi sbloccarglielo tu il microfono? Sì, adesso è bloccato, ma adesso è sbloccato. Alessandro Mezzalira mi sente? No, non lo sentiamo. Abbiamo modo di raggiungerlo con un messaggio? Se no facciamo intervenire Giorgio Cecchetto e poi recuperiamo. Ecco. Invece Giorgio Cecchetto mi sente? Sì. Aspetta che posso. Mi sentite voi? Sì. Perfetto. Allora, Giorgio Cecchetto dell'omonima azienda agricola, produciamo vino e oggi mi sento un po' in difficoltà perché ho visto tutti che hanno fatto le bellissime presentazioni, slide eccetera. Noi presentiamo di solito l'azienda attraverso dei bicchieri pieni di vino di solito, però questo periodo non ci consente. Comunque l'azienda nostra è certificata con il VIVA, che è una certificazione sulla sostenibilità rilasciata dal Ministero dell'Ambiente, quindi una viticoltura sostenibile, e anche un'altra certificazione SQNPI, che è un'altra certificazione di qualità a basso impatto, quindi tutte le cose che vengono fatte in viticoltura e anche poi in cantina sono delle pratiche tracciate e a basso impatto. Quindi l'azienda è molto attenta a quello che è poi tutto il discorso dell'impronta carbonica, idrica, il rispetto appunto delle persone e anche questa economia circolare di cui molto si parla appunto attraverso determinate pratiche che noi usiamo sia in campagna che poi in cantina. Ma il mio intervento di oggi è soprattutto volto a un progetto che abbiamo iniziato una quindicina di anni fa con l'IPD, l'Associazione Italiana Persone Down. È un progetto di autonomia sociale, di inclusione e di condivisione. Questi ragazzi
dell'IPD affetti da questa sindrome di Down, sono circa una settantina che appartengono a questa associazione in provincia di Treviso. Ogni anno arrivano all'epoca della pandemia in nostra catena, raccolgono le uve, poi le pigiano e facciamo poi tutto il discorso del vino. Cioè, io ho anche qualche immagine qui, adesso la vediamo magari assieme, e intanto racconto questo bellissimo progetto che più che diciamo dà molto a noi. Sicuramente i ragazzi, vedete qua l'immagine, genitori coinvolti e questi ragazzi che raccolgono l'uva, vedete, tutto, sono tutti molto molto indaffarati, ed è bellissimo condividere con loro questo, perché toccano con mano quella che è l'uva, che non sempre per loro è facile, e sanno poi anche raccontare alla fine questo vino che loro producono, queste bottiglie, che è molto importante, ed è arricchente anche per noi e ci riporta veramente con i piedi per terra, perché noi tante volte raccontiamo il vino attraverso mille descrittori, il profumo di marasca, di prugna, di tostato, di vaniglia. Invece loro, quando un giorno gli abbiamo chiesto di raccontare il vino che hanno prodotto, ci hanno raccontato tutte le fasi, e poi quando arrivano a quelli che sono i descrittori del vino, di solito funziona così una degustazione, fanno roteare questo vino. Mi ricordo un ragazzo fa roteare il vino nel bicchiere e dice: ma sa di raboso. Ecco, forse questa è l'essenza delle cose. Tante volte noi perdiamo il giusto valore o raccontiamo attraverso mille parole, e magari rischiamo anche di non far capire o far sentire anche in difficoltà certi degustatori che non sentono il profumo di tostato, di vaniglia o di marasca o di fiore di zagala, certe volte ci si spinge anche a dire. E invece loro ci riportano all'essenzialità delle cose. Questo è veramente quello che in questo momento dobbiamo tenere presente, perché il messaggio che ci donano loro, questi ragazzi, è veramente di guardare i veri valori, di non lasciarsi trasportare da tendenze, da mode, e quindi annullando quelle che sono le nostre tradizioni, quello che poi è il vero valore del nostro prodotto. Perché tante volte lo si racconta attraverso paroloni, eccetera, eccetera, invece loro ci riportano veramente con i piedi per terra. Quindi questo valore e questo progetto ha un grandissimo valore per noi, azienda, come dicevo prima, certificata, per il rispetto appunto anche delle persone, farle partecipe e farle poi anche, diciamo, conoscere quello che è il prodotto, il nostro prodotto. E poi c'è anche tutta questa educazione che hanno loro nel, attenzione, nel produrre poi queste loro etichette. Qua ho un esempio, vedete, un'etichetta che si vede anche qua nella foto, col loro estro, le disegnano, e ognuno poi è orgoglioso di presentarla e di presentare anche quello che volevano raccontare attraverso questo loro disegno. Vedete, io dico sempre, per loro è arricchente, bisogna saper donare del tempo a questi ragazzi, quelle poche ore in azienda, e li fanno veramente felici e li fanno crescere. Ma come dicevo prima, il valore di queste operazioni è quello che loro trasmettono a noi. Noi ci preoccupiamo tantissime volte, troppo spesso, parlo di come le aziende vinicole, di quello che è il mercato, l'annata agraria, eccetera. Invece loro gioiscono nel raccogliere questo frutto, quest'uva, di quello che la natura ci dà. E loro sono contenti e ci riportano in un passato dove si raccoglieva l'uva, si cantava, si gioiva. Non ci si preoccupava di quello che poteva essere andamento stagionale o il prezzo di mercato o a chi vendere il prodotto. Si gioiva per raccogliere il frutto della natura. E questa è una cosa importante, ripeto, portarci con i piedi. Grazie Giorgio, soprattutto perché ci hai riportato la dimensione della responsabilità sociale anche attraverso l'agricoltura sociale, che è un argomento molto importante e che voi siete, di cui voi rappresentate sicuramente un esempio di eccellenza. Non so se abbiamo recuperato Alessandro Mezzalira, che prima non riuscivamo a sentire. Rossella, mi senti adesso? Sì, ottimo. Bene, ecco. Sono contento, grazie.
Grazie a lei e a tutti per l'opportunità. Sono contento di essere anche dagli ultimi relatori perché ho potuto imparare moltissimo dai contributi precedenti, sia nell'ambito ambientale e social, quindi grazie per l'opportunità ancora. In brevissimo fit, un po' di numeri, anche se sono, sì, danno un'idea limitata, comunque li diamo perché è giusto farlo per dare una dimensione. Facciamo circa 230 milioni di euro di fatturato, abbiamo circa 1000 collaboratori, abbiamo 20 sedi tra logistica e produzione nel mondo e abbiamo due percorsi attivi in corso, appunto, in Cina e in America, di sviluppo molto forte, quindi di internazionalizzazione. E realizziamo sistemi di tubazioni, raccordi in materiale termoplastico che vanno dalle applicazioni professionali ad applicazioni e utilizzi molto privati, come viene spesso chiamata la canna da giardino, il tubo per il giardinaggio. E la sostenibilità è da sempre un pallino al centro del fare di mio padre prima e oggi mio, l'azienda, non l'ho detto prima, ha 51 anni. Tra l'altro la sensibilità ambientale è parte della mia esperienza di vita, nel senso che io vivo ho la fortuna di vivere in un bellissimo parco con orto, giardino, e questa è la mia passione anche personale. Quindi la sostenibilità ambientale è un must, non tanto e solo per motivi, anzi per niente, per motivi di business. Lo traduco questo sentimento anche nel business e nel fare dell'impresa, ma è un sentire proprio completamente da sempre a livello personale. Diciamo che da 5 anni abbiamo sviluppato una vision di FIT e la sostenibilità è diventata parte integrante, un pilastro di questa vision, nel senso che non basta avere delle attività sporadiche a livello social o anche ambientale, ma oggi è necessario dotarsi di una strategia di sostenibilità molto strutturata. Per questo abbiamo iniziato un percorso CSR nella nostra azienda da qualche mese e anche qui abbiamo utilizzato un approccio che abbiamo anche verso i nostri collaboratori. Non si può fare sostenibilità con un approccio top down, ma tutti devono essere molto convinti di questo, e quindi nel percorso di sostenibilità con il consulente che sta aiutando stiamo coinvolgendo il numero più ampio possibile di collaboratori in modo che possa diventare una cultura di tutti noi, di tutti i nostri collaboratori. Non dico cosa abbiamo fatto in corso di Covid, nel senso che è stato detto anche prima, polizza assicurativa per i collaboratori, donazioni, smart working, che era un progetto che era già iniziato da circa 2 anni, quindi per 2 mesi e mezzo abbiamo gestito l'azienda in qualche modo da casa, per la parte office. Abbiamo deciso di interrompere le attività 2 settimane prima che lo dicesse anche il governo, perché a livello mio di management team abbiamo scelto di chiudere e stare a casa nel momento in cui c'era da capire quanto grave è la situazione, quindi per proteggere i nostri collaboratori abbiamo anticipato le scelte del governo, abbiamo chiuso senza guardare alcun tipo di impatto economico che avrebbe potuto generare questo tipo di decisione, abbiamo deciso di chiudere e di andare a casa per dire siamo a casa, siamo tranquilli, vediamo di ridurre per quanto possiamo fare noi il contagio. Venendo al cuore del mio intervento, anche come azienda di materie plastiche, siamo sugli scudi, spesso in senso negativo a livello globale, anche se è giusto che sia così perché il comportamento legato alle materie plastiche spesso non è corretto, quindi la responsabilità non è delle materie plastiche che sono appunto dei materiali che offrono tantissime opportunità, ma è come i produttori come noi e anche tutta la filiera gestisce questo tipo di prodotti. Il problema sta là, non sta in sé nelle materie plastiche. Quindi cosa vuol dire sostenibilità per un'azienda come noi che tratta di materie plastiche? Vuol dire moltissime cose. I macrofiloni sono 2, i processi e i materiali. Sui processi abbiamo agito negli anni dotandoci di strumenti, di impianti, di trigenerazione in primis, che sviluppano un'efficienza energetica molto elevata e quindi vuol dire trasformare materie plastiche con un'efficienza superiore al 90% dell'energia, combinando gas a produzione appunto di energia e freddo che serve per il riscaldamento dei prodotti. Quindi questo consente di avere un altro livello di efficienza e di sfruttamento dell'energia. L'altro aspetto è quello legato ai materiali. Oggi la sostenibilità dei materiali significa usarne il meno possibile, quindi fare prodotti che abbiano un peso il più ridotto possibile rispetto al passato, e questo è un aspetto. Altri 2 aspetti importantissimi sono il fatto di utilizzare, dove possibile, materiali di origine già riciclati e quindi rimetterli, dargli una seconda o terza o quarta vita. Un altro ambito è
realizzare prodotti che a fine vita, non solo come scarto industriale, che questo è scontato, ma a fine vita possono avere ulteriori vite. Questo è molto importante perché tante materie plastiche, se gestite in modo opportuno, possono avere 5, 6, 7, 8, 9, 10 vite e non essere usa e getta come capita per alcuni prodotti di materiale plastico, che tra l'altro stanno per essere anche giustamente banditi. Noi produciamo beni che hanno una vita lunga, dai 5 ai 50 anni, quindi non siamo in quell'ambito. Però comunque le materie plastiche hanno un impatto, quindi noi dobbiamo capire come le materie plastiche possono dare il meglio di se stesse senza incidere sul pianeta, anzi possibilmente migliorando in modo significativo l'impatto attuale. Nello specifico abbiamo prodotti che appunto hanno un peso molto ridotto, oppure come Fit Force sono prodotti che hanno un peso due volte più basso dei normali tubi da giardino. E un'altra grandissima innovazione che il nostro reparto area R&D ha sviluppato sono prodotti che sono apparentemente composti di componenti diverse, ma quando vengono di nuovo sciolti con la temperatura diventano un componente unico. Tutti quanti vivono a casa il problema degli imballi alimentari in cui ci sono tanti materiali tra di loro accoppiati, plastica con alluminio, carta con alluminio, che purtroppo vanno nel secco perché non riesce a disaccoppiarli. Ecco, molti dei nostri prodotti, soprattutto i tubi per il giardinaggio, sono storicamente composti di materiali eterogenei, incompatibili tra di loro, e quindi gioco forza, fine vita vanno in discarica. Il nostro area R&D ha sviluppato invece un prodotto che è fatto apparentemente di componenti diversi, ma che hanno la stessa matrice polimerica che è il polipropilene, una delle materie plastiche più utilizzate al mondo, e quindi anche post consumo potranno essere sciolti e generare appunto un unico materiale polipropilene che potrà avere N utilizzi ulteriori. Quindi questo è uno dei filoni su cui ci stiamo impegnando. La difficoltà di essere sostenibili in materie plastiche e il rischio è quello di non agire il greenwashing, attività su cui purtroppo molte aziende si dilettano in senso negativo e quindi danno una mano di verde alla loro attività. E per non cadere in questo rischio abbiamo iniziato da anni una collaborazione con l'Università di Padova che è in grado di darci supporto per avere una certificazione EPD legata all'ambiente. È una certificazione basata su un ISO, quindi degli standard mondiali, la ISO 14025, certificata da SGS, e noi ci arriviamo con l'aiuto dell'Università di Padova, che certifica l'impatto ambientale che hanno i nostri prodotti dal punto di vista dell'inquinamento dell'acqua, dell'aria, del riciclo successivo a fine vita. Tutte le matrici sono misurate con dei KPI molto specifici e quindi misuriamo in modo davvero scientifico l'impatto che abbiamo con i nostri prodotti. E appunto questo è certificato da SGS, che è un ente internazionale. Quindi questo EPD è la certificazione che abbiamo preso sui prodotti per il giardino, l'abbiamo presa anche recentemente sui prodotti per l'infrastruttura, quindi per l'acquedottistica, e lo replicheremo in tutti i prodotti delle diverse aree aziendali, in modo che tutti quanti abbiano questo tipo di etichetta in senso positivo e in cui appunto misuriamo in modo scientifico gli impatti, in modo quindi numerico, che abbiamo sul pianeta e sui vari aspetti di impronta carbonio, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo evitare il greenwashing utilizzando questi standard e queste certificazioni, che non dico che bastino, ma sono un grosso aiuto a comunicare in modo appunto scientifico e non vestendo il nostro fare con dichiarazioni che hanno magari poco nesso con la realtà. Il nostro percorso di sostenibilità è sicuramente tailor-made, dobbiamo decidere cosa è sostenibilità per noi, stiamo iniziando a farlo con questo percorso e lo faremo in modo sempre più specifico, dando dei filoni di attività al 2030. Nel corso di quest'anno arriverà appunto a termine questo percorso e avremo degli obiettivi ben più precisi che oggi non abbiamo perché siamo a metà strada di questo percorso, quindi non posso dichiararli, anche se mi dispiace. Ho imparato anche da altri colleghi che ci sono dei programmi molto strutturati in questo senso ed è quello che desideriamo anche noi siamo ancora giovani su questo aspetto, sicuramente è una cosa che vogliamo, è un punto di arrivo necessario e pensiamo che l'innovazione senza l'aspetto sostenibile non abbia senso e quindi ogni tipo di innovazione che stiamo portando avanti a livello anche di prodotto non c'è e l'abbiamo eliminata se non gira attorno al concetto di sostenibilità.
noi stiamo ereditando un mondo che è sempre peggiore, non dobbiamo aspettare che le generazioni future sistemino quello che noi e chi ci ha preceduto ha causato al pianeta, dobbiamo agire nel presente immediatamente, quindi non ritardare nel futuro quello che c'è da fare, e quindi stiamo cercando di applicarci al meglio in questo, quindi che diventa un mantra e un nostro agire quotidiano nell'ambito del miglioramento del nostro impatto del territorio e del pianeta nel suo complesso. Non mi dilungo su temi social, dove abbiamo una presenza e una delle attività significative con le realtà di disabilità, Città della Speranza, la Fondazione San Bordo che supporta l'ospedale di Vicenza, però mi era chiesto di calare un pochettino il nostro approccio nell'ambito della solidarietà delle materie plastiche in termini di prodotto, e quindi ho cercato di esplicitare questo tipo di concetti. Però... Sì, grazie molto Alessandro, perché è molto interessante per le aziende manufatturiere con dei prodotti come il discorso nata alla sostenibilità, perché poi è nella gestione quotidiana dei processi e nell'innovazione dei prodotti che si fa la differenza. Quindi, tra l'altro, io invito tutti anche ad andare a vedere il sito, perché io l'ho visto, mi sembra molto interessante. Quindi per chi ne vuole sapere di più può poi consultare il sito dell'azienda. Grazie Alessandro Mezzalira. L'ultima relatrice è Roberta Rossato. Siamo un po' in ritardo. Roberta, chiudiamo sul fronte sociale. Impegno per le persone. Ci sei? Buongiorno, sì, voi mi sentite? Sì, sì. Bene, allora intanto che cerco di le slide, vi ringrazio per lo spazio riservato in mezzo a tutte queste aziende virtuose che cercano di coniugare il profitto con l'attenzione al sociale e all'ambiente, per aver riservato questo spazio ad Advar, che invece è un ente non profit che da 32 anni persegue nel territorio trevigiano finalità esclusivamente solidaristiche e di utilità sociale, prendendosi cura gratuitamente di malati inguaribili, soprattutto per lo più oncologici. Advar è figlia di due istituti giuridici diversi. Una è la Fondazione, che è l'ente accreditato dalla Regione Veneto per l'erogazione di questi servizi di assistenza sociosanitaria all'interno della rete di cure palliative dell'ASL di Treviso, con cui opera in convenzione, ed è anche provider regionale per l'erogazione di formazione professionale sul tema delle cure palliative. L'altro istituto è l'associazione che forma i volontari che supportano l'ente in tantissime attività, gestisce gran parte delle attività di raccolta fondi per Advar e organizza incontri culturali e informativi. Advar sta per assistenza domiciliare volontaria Alberto Rizzotti. Alberto Rizzotti era un affermato urologo di Treviso che alla fine degli anni Ottanta si ammala proprio di tumore e vive l'esperienza della malattia nella duplice veste di medico e paziente, quando il concetto di cure palliative era praticamente sconosciuto. 30 anni dopo possiamo finalmente parlare di cure palliative in Italia. Palliative deriva da pallium, che significa mantello che avvolge. Perché? Perché le cure palliative sono un approccio di cura, appunto, che mette al centro la persona e la relazione con il malato, prendendosene cura in tutta la sua globalità, quindi non solo a partire dai difficoltà fisiche, quindi agendo sul controllo del dolore e dei sintomi legati alla malattia, ma anche a quelle psicoemotive, sociali, rispettando la persona e sostenendo al contempo tutto il nucleo familiare, anche dopo nell'elaborazione del lutto. Tutto questo per garantire la miglior qualità della vita fino all'ultimo e preservare la dignità della persona. Come lo facciamo? Lo facciamo con un'organizzazione di 73 tra dipendenti e collaboratori e 273 volontari, e offrendo servizi sia di assistenza medico-infermieristica al domicilio, con reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni alla settimana, per 60 nuclei in contemporanea ogni giorno,
con l'assistenza nell'hospice Casa dei Gessi che è a Treviso, dove vengono ricoverate soprattutto le persone che non possono rimanere a casa o per motivi proprio clinici, fisici o per problemi, chiamiamoli familiari, di contesto familiare. Noi poi abbiamo il servizio Rimanere Insieme che accompagna le persone nell'elaborazione del lutto, non solo persone assistite da ADVAR, e i percorsi sono di accoglienza individuale, familiare e poi di automutuo aiuto. E alla fine, come dicevo prima, facciamo attività di formazione nell'ambito delle cure palliative, attività culturali ed editoriali per la comunità. Quindi noi siamo arrivati a prenderci cura ogni anno di circa 1.000 nuclei familiari assistiti gratuitamente. Questo ci porta ad essere oggi un no profit che pesa in termini di costi quasi 4 milioni di euro, anzi li abbiamo raggiunti, questi sono dati 2018. L'88% dei costi è assolutamente investito nell'assistenza. I proventi che abbiamo ultimamente non coprono tutti i costi, anche perché solamente il 40% viene coperto dai contributi che riceviamo dalla convenzione, tutto il resto è autofinanziamento. E come potete vedere, più o meno un 15-16% arriva dal 5 per 1000, un 20% delle attività di raccolta fondi dei nostri Argonauti, che sono i nostri volontari, più iniziative messe in campo da altri. Enti, associazioni, collaborazioni, eccetera, che li mettono appunto in campo per noi e un 25% da lasciti e donazioni, senza contare che i volontari donano oltre 50.000 ore l'anno, che potete immaginare se li monetizzassero cosa significa. Emergenza Covid per noi è stata una bella botta, chiamiamo così, perché noi facciamo assistenza sanitaria, siamo riusciti ad assicurare l'assistenza ai malati sia nelle case che nelle stanze dell'hospice, dove il Covid fortunatamente non è mai entrato, e anche il supporto psicologico ai familiari tramite l'elaborazione tramite remoto, insomma. Abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela sia degli assistiti che naturalmente dei nostri operatori sanitari, quindi partendo dalla riduzione degli accessi nel nostro hospice, e poi mettendo in campo tutti i dispositivi di protezione individuale necessari e che ci hanno portato a delle spese assolutamente impreviste che continueranno naturalmente fino a che l'emergenza non rientrerà. L'emergenza ha significato anche stoppare tutte le attività, gli eventi di raccolta fondi in presenza e tutte le attività di formazione, gli incontri con la cittadinanza che erano stati insomma, programmati. I volontari naturalmente sono tutti a casa, un po' perché la normativa lo prevede, un po' perché i nostri volontari sono soprattutto ultra 65 anni, quindi persone che avrebbero rischiato molto più di altri. Ma nel frattempo, oltre a quello che già facciamo, abbiamo aperto anche altri servizi. Abbiamo aperto uno spazio di ascolto e di supporto sia per gli operatori sanitari esterni ad ADVA, ma anche per i cittadini, perché in questo momento, situazione anomala di solitudine, per chi aveva bisogno, insomma, di condividere qualche angoscia, qualche paura, insomma, che ne hanno usufruito in parecchi. E abbiamo dato via anche a un progetto che riguarda Rimanere Insieme, servizio di elaborazione in lutto, fatto attraverso la rete, tenendo quindi aperta una porta sempre a chi in questo momento di sofferenza per una perdita poteva insomma, avere una sofferenza più acuita da questa situazione. Naturalmente abbiamo lanciato delle raccolte fondi online e abbiamo chiesto, fatto richieste accesso ai vari fondi statali o di privati, fondazioni, per coprire anche le nuove spese. Non abbiamo ovviamente ad oggi risposta su riusciremo ad accedere o meno e quindi insomma, si aprono dei punti di domanda piuttosto grossi sul nostro futuro. Quello che speriamo è di incontrare tra i nostri stakeholders, non solo i privati che continuano a volerci bene, ma anche aziende che ci tendano una mano e si affianchino a noi e in qualche modo condividano questo che è un progetto veramente molto importante per Treviso e provincia.
Grazie, grazie Roberta. Abbiamo chiuso con questa, diciamo, dimensione più legata all'attenzione delle persone, che naturalmente si deve coniugare a tutti gli altri aspetti di cui abbiamo parlato stamattina. Siamo devo dire, erano tutte interessanti e quindi credo che darti qualche minuto in più. Ho visto che sulla chat i singoli relatori già rispondono. Naturalmente non possiamo prevedere domande e risposte perché siamo appunto fuori dal tempo massimo. A me non rimane che ringraziare tutti, sia i relatori bravissimi e sia chi è collegato e dare appuntamento alla prossima tappa del Giro d'Italia della CSR che da Treviso si sposta a Napoli. Quindi ascolteremo con piacere anche le esperienze del Sud con tante iniziative interessanti. Sì, no, noi non ci siamo mai.